giorno farei la Nord del Viso, diventerei un personaggio. E quando mi ha chiesto se secondo me si poteva fare la Nord del Viso con gli sci, è chiaro che la mia prima risposta, ma proprio secca, neanche ci ho pensato, di no, è impossibile. E di lì mi è nato lo spunto, ho detto, ma se è quasi impossibile, le cose impossibili si possono anche fare, no? Questa bellissima idea di mettere su una memoria dei 40 anni dalla prima discesa del Mon Viso. E quindi è scattata subito l'euforia, perché doveva arrivare De Benedetti con l'elicottero, poi c'era Viale. Cazzo, fatto sta che il mattino dopo eravamo lì che salivamo a Pian della Regina, ancora io un po' incredulo. Mi chiamo Stefano De Benedetti. La mia storia, visto che provengo da Genova, si è incrociata abbastanza in fretta con quella del Mon Viso, dove avevo sentito parlare della grande impresa di Nino Viale sul Mon Viso. Non avendo mai affrontato sia la salita del Coolidge, non ero mai stato sul Mon Viso, sono stato agevolato perché non ho visto la pendenza. Si può dire un dilettante da sci estremo. Io ero il secondo a scendere dopo Nino Viale. La fase dopo si è conclusa anche lei sul Mon Viso, ma a questo punto sulla parete ovest. Quindi si può dire che il Mon Viso ha segnato due momenti importanti della mia piccola carriera. Al Pian del Re, prendiamo la macchina e andiamo a fare pranzo al Pian della Regina, dove ci aspettavano tutti quanti. Insomma, è stato un bel momento per come è accaduto, per il valore simbolico di questa discesa. E insomma, è stato un po' come unire tante generazioni, tanti modi diversi di vivere il Ripido. E è stato bello perché sono stati messi insieme tutti questi aspetti che poi rendono lo sci Ripido un po' magico. Perché poi in fondo non c'è solo lo sci, c'è anche l'esistenza nuda e cruda. Il fatto di poter scegliere e fare quello che ti piace forse è la chiave della vita.